Ciao a tutti amicetti e amicette, io sono sempre Rosa, sono tornato con un nuovo video. Come state? Io spero tutto bene. Sono qui in bagno, in canotta, con il reggiseno che si vede come se fosse estate, ma semplicemente perché volevo fare un mistrucco con voi. Non so se l'idea vi può piacere, non vi può piacere. Spero che la luce e la qualità siano decenti. Sono con la fotocamera interna del cellulare, perché altrimenti non avrei visto niente. Siete in una posizione che dite in bilico e fare un complimento, e ho ampliato un pochino, ho messo un po' di esposizione in modo che l'immagine sia un po' più chiara e spero che vada bene. Oggi mi sono fatta un trucco abbastanza strong, nel senso, cioè, non una roba pesante, però con glitter, il mascara, quello, il Toy Boy, ok? Quindi sì, qua dietro c'è il cesto che dobbiamo mettere in doccia, ma non ci fate caso. Appunto il Toy Boy, il fondotinta, la base, insomma c'è tanta roba da struccare e quindi ho pensato perché no. Allora, vi dico che ho anche i dischetti struccanti, ma al momento non so dove sono. Dopo la lavatrice li ho tipo persi. Ovvio, sono cose da me. Quindi nulla. Insomma, diciamo che ci inventiamo un po' le cose da fare. Allora, semplicemente io che cosa vado a fare? Prendo il dischetto, prendo il bifasico come primissima cosa. Ok, adesso ho questa di Garnier che in realtà ne ho usata tanto, tanta. Mi trovo anche bene. L'unica cosa, voglio capire, voglio aspettare di finirla. Perché mi sembra che la parte oleosa sia veramente, 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 veramente troppo poca rispetto alla parte, cioè, vedete che roba? Glitterini. Tra l'altro, questi glitter sono un mix di tre glitter dalla palette Diamond di Too Faced, quella che mi è arrivata per il compleanno da Valeria, che vi dico la verità, io l'ho sempre voluta prendere. Non l'ho mai comprata, perché? Perché sotto sotto dicevo, vabbè, tanto sono i soliti glitter, mi toccherà metterci la colla sotto. Invece ragazzi, io questi qui ce li ho da questa mattina, alle 8:30, più o meno. E adesso sono le 5:10 di sera, ho fatto 5 km di camminata, stata dietro al cane, fatto foto, tutto quanto, mangiato e tutto, e sono ancora qua, cioè li sto togliendo adesso, non sono andati in mezzo alle pieghette, non si sono, cioè a volte quando non si mette una base per glitter finiscono tutti nella piega. Mi è successo anche con quelli di Huda, che a fine giornata, anche un po' prima di fine giornata, li vedessi tutti quanti nella piega. Quindi sì, insomma, ecco. Sono felicemente sorpresa di questa palette, insomma, ecco, quindi sono super contenta di averla ricevuta. Ecco, ciao, il primo dischetto è andato e praticamente col primo dischetto sono andata a togliere un po' il primo strato e adesso vado anche sulle labbra col bifasico perché sulle labbra ho messo il, come si chiama? Quello di, no, di Smashbox di Inglot, che ogni volta mi chiedete tra le altre cose, che dura un sacco. Calcolate che ho mangiato, ho fatto merenda, colazione no, questa mattina l'abbiamo saltata in pieno perché volevamo appunto andare a vedere questo lago che è qui vicino, cioè veramente qui vicino, però sapevamo di dover andare anche a pranzo dalla suocera, quindi insomma un po' di corsa. Che voi direte, vabbè, perché siete andati, siete andati di corsa, perché io una camminata a settimana in un posto nuovo, ma qui vicino, la voglio comunque fare. Io mi scuso se è una cosa. Ah, vedete che sto facendo così, ma in realtà non sto strofinando forte, eh. Sono molto delicata, soprattutto sugli occhi. Lo tengo sempre, soprattutto all'inizio, faccio proprio la carezzina e poi vado così, però certo sono veramente appena appena appoggiata e vado a ripassare ovviamente le ciglia perché avendo il Toy Boy so già che sarà una disgrazia.
Ma veramente una disgrazia. Comunque in caso qua vi metto, mi scrivo poi il nome della tinta perché non va mai via. Non so se ha fatto altre tinte labbra, rossetti liquidi, Inglot, però insomma questa è bella. Poi quando faccio le full face, quindi con tutto, base eccetera eccetera, vado a fare uno scrubbino. Io al momento ho questo, ma se no, insomma, ne ho anche altri, tipo questi qui di Brochet che hanno poi la polverina che vi gestite voi, insomma dipende. Comunque adesso vado ad usare questo qui di Origins perché devo andarlo a finire e anche perché è un po' più delicato, però sì, come vedete devo proprio... Avete visto, sono venuti fuori i residui del mascara. Cosa faccio? Prima di andare a fare un altro step, ripeto, sempre solo tutta questa roba qui, quando faccio una full face strong e la tengo su tante ore, che quindi, insomma, va tanto dentro, anche quello lì, questo è un gommage, non è un vero e proprio scrub perché non posso andare a irritare troppo la pelle, però mi serve perché appunto quando sto tante ore, quando faccio più step, comunque vuoi non vuoi la roba penetra nel viso, insomma nella pelle. Questo ormai si sta cancellando tutto, comunque lo scrub labbra di MAC, perché sono andata a mettere una tinta labbra a lunga tenuta e quindi vado a togliere qualche altro residuo, cioè proprietà che si sta grattando, a togliere qualche altro residuo se c'è e a togliere le pellicine se per caso ci sono seccate un po' di più, come comunque le sento, sempre molto delicatamente. Io probabilmente non si capisce, ma vi giuro che sto andando delicatamente. Come ultimo step vado a prendere il cleanser, questa volta è quello di Kiehl's, la calendula. Questo qui era uno di quei omaggi, per intenderci, che c'erano dentro la pizza e sta durando un sacco, anche perché come vedete ne basta pochissimo e vi farà tutto il viso. Vado a prendere il mio Foreo, questo dovrebbe essere, sì, il Luna Play, che è quello con la batteria, che io ho preferito perché durante a Natale scorso, spero che voi sentiate qualcosa, a Natale scorso c'era il calendario dell'avvento di Amazon Beauty e dentro si trovava, scusatemi, devo far entrare i gatti, e dentro si trovava il Foreo Luna, come questo, insomma, solo senza la batteria. Ecco, è entrato anche Merlino, vabbè, non posso stare da sola in bagno, è come avere figli. Comunque, quello senza la batteria ricaricabile, insomma, ecco, cioè intercambiabile in questo caso, vedete, in realtà ne bastava anche meno e ho preferito comprarlo a parte. È costato quanto il calendario, non ho avuto le maschere e quant'altro, però insomma è già il secondo anno che ce l'ho questo, perché non mi ricordo se era Natale scorso, no, era 2 anni prima perché era ancora a Creazzo, quindi ecco. Io 2 anni che ce l'ho, ho cambiato solo una volta la batteria e lo sto ancora usando. Infatti, prima o poi, adesso non è proprio il momento, anche perché fondamentalmente questo funziona, ok? E funziona bene, però mi piacerebbe prendere quello un po' più grande, ma solo per una questione di comodità e anche di far prima, e anche perché in teoria quelli più grandi dovrebbero avere anche la programmazione, che quindi ti spiegano quanto tenerlo per lato, eccetera, eccetera. Io devo dire la verità, da quando uso questo mi è cambiato veramente il viso. Lo vedo molto più disteso, molto più luminoso. Poi dipende, allora non lo uso sempre, sempre con costanza. Quando faccio i make-up, ripeto, un po' più strong, un po' più a lunga tenuta, eccetera, eccetera, sì. Però altrimenti devo dire la verità che così come pulizia quotidiana purtroppo non lo uso spesso.
e devo migliorare un po' in questa cosa, questo sicuro. E, però io lo adoro. In realtà lo uso anche per stendere meglio la crema, per farla, come si dice, penetrare meglio anche il contorno occhi, perché c'è la parte qua che è un po' più delicata, è per questo che io senza problemi passo qui, perché c'è questa parte che è un po' più delicata e poi vado di piatto per il resto. Ok, come vedete i residui del mascara, andando delicatamente qua sotto, vanno a togliersi. E adesso ci sciacquiamo di nuovo. Adesso sono super secca, super tirata, infatti andiamo subito ai ripari. Volevo fare anche una maschera, ma onestamente non ho voglia. E poi non voglio far vedere niente di troppo finto. Tutto questo lo faccio, giuro che lo faccio. A volte la sera in realtà mi passo anche solo il cleanser, anche se non mi sono truccata e quant'altro. Però la maschera e quant'altro sono cose che faccio un po' meno spesso. Prima di mettere le creme, però, vado a mettere il tonico. Al momento ho il Milky Tonic di Pixi, la versione piccolina, perché volevo provarla e anche perché ne avevo ancora un altro. E vado a passarlo su tutto il viso. Vado a ripassarlo anche sul contorno occhi, perché? Perché se c'è ancora un po' di residuo di mascara, e purtroppo nonostante il bifasico, nonostante il cleanser, eccetera, eccetera, può capitare, perché col Toy Boy capita e come. Ok, vado a toglierla. Ovviamente sempre molto delicatamente, però si fa. E come vedete, no? Ce n'era ancora. Adesso appunto vi faccio vedere le creme che sto usando al momento, perché poi in realtà le cambio spesso e volentieri. Al momento sto usando per il contorno occhi quello di Kiehl's all'avocado, ok? In realtà è da un pezzo che sto usando questo, come si chiama? Questo contorno occhi, e mi ci trovo veramente veramente molto bene, anche se sono consapevole che finito questo devo assolutamente cambiarlo, ripeto, non perché io mi ci trovi male, ma perché dopo un po' la pelle si abitua a quello che state usando. Vado solo con quello che è rimasto, perché non mi serve troppa idratazione quassù, a mettere appunto un po', a metterne un po' anche qua sopra, perché comunque ho usato il glitter, sono andata a struccare eccetera eccetera, quindi un minimo lamento, ma senza esagerare. Poi sul viso al momento sto usando la crema di Bottega Verde all'olivo, che sarebbe per pelli mature, ma va benissimo anche per pelli secche. Sa di borotalco, quindi se non vi piace il borotalco non fa per voi. Il contorno occhi la sera abbondo sempre un po', quindi se vedete che, no, che sono tanto lucida, è normale, perché questo si è messo, in realtà dovrebbe essere messo ancora in quantità più grandi, ok? Funziona anche da maschera, l'ho fatta spesso e volentieri e la sera ogni tanto me lo faccio e mi faccio proprio l'impaccone, siccome sono le 5:20 addosso, ok? Sinceramente non voglio farmi l'impaccone, non che io adesso esca e quant'altro, però insomma sto a casa, quindi non sto andando a letto, mi sentirei un po', boh, non lo so, non ve lo so spiegare. Sono andata ad aggiustarlo un po', adesso mi lavo le zampine. E sulle labbra, dove ho messo appunto prima che ho fatto anche lo scrub, vado a mettermi un po' di questa Sleeping Care, sarebbe per le labbra, ok? Questa è una maschera labbra che appunto si può tenere su tutta la notte. È della Laneige, non so se l'ho già detto, è l'unica con cui mi trovo bene, mi sta durando una vita e mezza, quindi mi trovo bene anche per quello sinceramente, ma a parte gli scherzi mi trovo veramente molto molto bene, cioè mi fa rinascere le labbra, quindi questa sicuramente la ricomprerò.
Ed eccoci qua, skincare routine finita. Allora, questo è quello che faccio, ripeto, quando ho fatto tutta una base strutturata. Quando non mi faccio una base strutturata, vado di bifasico per gli occhi, perché comunque per il mascara ci vuole il bifasico, e del cleanser su tutto il resto del viso. A fine giornata, se ho sudato, dopo anche che mi sono fatta la doccia, ovviamente, ma se ho sudato tanto durante il giorno e quant'altro, spesso e volentieri comunque io il cleanser me lo passo. Perché? Perché mi va a togliere bene tutto e poi vado di tonico, crema, eccetera, eccetera. Di solito metterei anche un siero sotto la crema, vi dico la verità, ma al momento li ho finiti. E non mi sto comprando nulla per quanto riguarda quelle cose lì, perché ho il calendario dell'avvento di Look Fantastic e mi pare di aver visto tanta skincare, quindi sinceramente comprarmi tonici, comprarmi sieri, creme, cremine e quant'altro non mi va, perché se poi me li ritrovo lì, insomma, ecco, non sono una youtuber famosa, quindi neanche troppi sprechi, anche se le palette di là avrebbero qualcosa da ridire, ma vabbè, quella è un po' una passione, un'ossessione. Detto questo, io spero di avervi fatto compagnia. Non so se vi ho fatto scoprire qualche prodotto nuovo, ma non credo, perché sono tutte cose che uso veramente da tanto, quindi magari li avete già visti, o che comunque tante youtuber usano e quindi li avete sicuramente già visti, ma era più un modo per stare in compagnia. Vi mando un bacione e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!